AC Milan. Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti. Nuovo video sul canale Lollo, i milanisti official. Ciao, mi chiamo Lorenzo Lollo. Ho 37 anni e oggi sono tesissimo. Video, audio, puntata del canale più difficile dell'anno. Chi mi conosce bene sa che oggi io sono teso come una corda di violino. Sono teso come quando sei ragazzino e tocchi il tuo primo paio di tette. Sono teso come quando vai all'università e devi dare l'esame. Sono teso come quando per fare il figo con la tua ragazza la porti in un posto bellissimo e poi arriva il momento di andare a pagare il conto. Ragazzi, partita che per me, ma penso che per la stragrande di tutti i milanisti, ha un valore che va al di là di quello che è il puro risultato. Però dopo andiamo a analizzare anche quello. Però per quanto mi riguarda, e questa cosa la dico, la dicevo prima in radio, la dico adesso nei video, per me il derby ha un valore, ha un altro tipo di valore. Per chi come me è milanista da una vita, con una famiglia di milanisti, arrivo da una stirpe di milanisti e fin da quando ero piccolo, e probabilmente sarà quello che farò io con mio figlio, gli insegnerò cosa vuol dire essere milanista. Per noi il derby è la vita quotidiana. Per noi il derby è la vita quotidiana, perché io quando vado al bar e parlo con i miei amici anziani del bar, parlo di Milan, ci sono tanti milanisti, ma ci sono anche tanti tifosi interisti. E il prendersi in giro e lo sfottò fa parte di quello che è la nostra vita che è diventata la nostra vita da tifoso. Quindi il derby per noi, ma penso anche per tutti voi, per me, per la mia famiglia, ha un valore completamente diverso rispetto ad ogni altra partita. Quindi partendo da questa cosa concreta, che abbiamo capito che concretamente il derby ha un valore diverso rispetto a tutti gli altri, quindi non è solo una questione numerica, il derby però ha anche una questione numerica. Vale 3 punti esattamente come tutte le altre partite, però i 3 punti che adesso potremmo andare a prendere nella partita che si giocherà domani sera hanno un valore completamente diverso, perché comunque non è soltanto il fatto di battere l'Inter, è il fatto di andare a battere l'Inter, di distanziarlo, di andare ad agganciare quello che potrebbe essere il nostro sogno, ragazzi, perché comunque oggi, ne parlavo ieri con un amico, no? Durante l'anno i nostri sogni sono stati mutevoli. Siamo partiti con la consapevolezza di non avere una squadra, anzi partirei prima. Sono arrivati i cinesi, siamo partiti con un sogno che era molto più grande di quello che potevamo permetterci. Abbiamo preso ancora, un'altra volta, abbiamo preso ancora un'ennesima bastonata in testa. E invece poi dopo è finita male. L'anno seguente, quindi quest'anno, abbiamo iniziato l'anno senza nessun tipo di pretese, perché il calcio, come nella vita, ti insegna che se punti troppo in alto rischi di... Se voli troppo alto rischi di bruciarti le ali perché voli troppo vicino al sole. Però è anche vero che siamo il Milan. E quindi siamo il Milan e dobbiamo sempre puntare più in alto possibile, perché non lo dico io, Lollo, non lo dice mio papà, non lo dice l'utente del canale o voi, cioè lo dice la storia. Lo dice la storia, che comunque noi facciamo parte di una stirpe, il Milan fa parte di una stirpe di giocatori che arriva da 30 anni, una stirpe di giocatori leggendari. Noi facciamo parte della storia del calcio. L'ha detto Sergio Ramos, gli hanno chiesto chi preferisce tra il Milan e la Juve. Lui ha detto la verità, lui ha detto oggi la Juve è più forte sicuramente del Milan, ma penso che sia innegabile questa cosa. Ovviamente la Juve oggi è molto più forte del Milan, però se si parla di storia del calcio, dopo il Real Madrid c'è il Milan. Ora vabbè, questo qua ovviamente lui giocando nel Real Madrid ha detto questa cosa. Ovviamente noi milanisti potremmo dire che prima del Real Madrid veniamo noi, però oggi come oggi Milan e Real Madrid sono le due squadre più storiche sulla faccia della terra. Quindi ragazzi, è la storia che ci impone di guardare sempre in alto, la storia che ci impone di sognare sempre più in alto. E quindi noi abbiamo un sogno quest'anno, il nostro sogno è quello di andare più in là possibile.
molti hanno iniziato a dire ieri, no? L'altro ieri, quando l'Inter ha perso, io ho fatto le battute, come faccio sempre, ho fatto le battute sul fatto che l'Inter sia uscito dalla Coppa. Ovviamente, no? La prima risposta, ma che cacchio parli? Cosa poi, i lamentoni soliti, no? Cosa parlate voi che domani siete già usciti da un mese? È vero, però comunque, visto che tu mi hai fatto il culo quando il Milan è uscito, se mi permette adesso te lo faccio anch'io. Però, ragazzi, bisogna pensare bene, bisogna pensarci bene a quello che è il nostro futuro. Allora, ragazzi, oggi, come sentirete dalla mia voce, sono abbastanza teso, ragazzi, sono abbastanza teso. Ripeto, per me la partita sarà una partita fondamentale per quello che sarà il nostro futuro. Però prima di parlare del nostro futuro, prima di parlare della formazione, prima di parlare di un po' di notizie, prima di parlarvi di Alexandre Pato, dopo vi dico perché, come sempre, oramai lo sapete, vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, e anche se oggi è il giorno pre-derby, 1, 2, 3, sigla! Oh, AC Milan, ragazzi. Allora, video più difficile del solito, ragazzi. Oggi video più difficile del solito. Parto da una cosa, giusto per spezzare un po' il ritmo. Parto da Alexandre Pato, che ha rescisso il contratto con la squadra, quella cinese. E ovviamente tutti noi, ragazzi, sfido chiunque di noi a non aver fatto subito il collegamento con la possibilità che Alexandre Pato possa ritornare da noi. Ora, noi avremmo numericamente avremmo bisogno di una terza punta. Però bisogna vedere poi il nostro allenatore Rino Gattuso come ha intenzione di giocare da qua a fine anno. Perché ovviamente se giochi come ha giocato fino ad oggi con un 4-3-3, diciamo che la terza punta avrà poche possibilità di entrare in campo. Anche perché avete già visto che il nostro cutro cuore rossonero ha già avuto lui poche occasioni per entrare in campo. Quindi una terza punta, a meno che non vuole venire al Milan giusto per aiutarci per quella che è questa stagione, o per darsi una possibilità per la stagione prossima, magari venendo in prestito gratuito senza nessun tipo di stipendio o di pretesa. Diciamo che io un Alexandre Pato me lo prenderei. Io sono una persona, come sapete, un po' legata al passato per la AC Milan, e quindi tutto ciò che mi ricorda delle cose positive della AC Milan me le faccio andare bene. Lo so, ragazzi, è un mio difetto. Veniamo a noi la partita di domani. Tutta la prefazione che ho fatto e tutte le premesse che ho detto su questa partita vi fanno capire come io sto affrontando questo derby, ragazzi. Per me il derby è una partita molto molto particolare. Io ho vissuto dei derby bellissimi, l'Euroderby, ho vissuto dei derby in cui abbiamo vinto con degli scarti molto ampi. Però purtroppo nella mia vita da tifoso ho vissuto anche dei brutti derby. Ovviamente mi auguro che il derby di domani, l'ha detto anche Rino Gattuso pochi minuti fa in conferenza stampa, mi auguro che il derby di domani sia un derby che ci possa far fare salto di qualità. L'ho detto tante volte e il famoso salto di qualità è l'ultimo tassello che manca a questa squadra. Bisogna assolutamente fare l'ultimo saltino. A noi manca quello, ragazzi, manca soltanto l'ultimo saltino. Andare a vincere le partite, quelle importanti. Andare a vincere sempre, tanto per cominciare. Andare a vincere con le squadrette piccoline, ma soprattutto andare a vincere le partite importanti. Quest'anno di partite importanti ne abbiamo giocate, ovviamente. Ne abbiamo vinta qualcuna, perse altre e pareggiate un pochino di più. Però nel complesso le abbiamo sempre affrontate nel modo giusto. Io faccio una preghiera a Rino Gattuso e gli chiedo di non affrontare questo derby per il pareggio. Non serve a niente andare a pareggiare. Cioè, Rino, piuttosto giochiamocela e andiamo a cercare di vincerla. E questa è la mia preghiera che ti chiedo. Andiamo a provare a vincere questo derby. Vincerlo significherebbe iniziare a mettere spazio tra noi e l'Inter. E come dicevo all'inizio, guardare in alto, ragazzi. Guardare in alto il sole senza sperare di bruciarsi, perché, come vi dicevo prima, perché magari voliamo troppo vicino ai raggi del sole. Però cercare di andare più in alto possibile. Allora, vediamo, vi sarete accorti tutti, ragazzi, che oggi sto affrontando questo video in un modo completamente diverso. Per me il derby è forse in assoluto la partita che più mi mette agitazione, ma veramente, più ancora della Juve, più ancora delle partite di Champions, più ancora il derby per me ha una valenza completamente diversa. Veniamo a quella che è la formazione che scenderà in campo domani.
Domani giocheremo, domenica, alle ore 20:30 allo stadio San Siro. Giocheremo con un 4-3-3. La formazione che scenderà in campo è la nostra standard, quindi in campo avremo Gigio Donnarumma numero 99, terzino di destra avremo Daviduccio Calabria, i due centrali Romagnoli e Musacchio, tra l'altro il nostro capitano Romagnoli, statistica dell'altro giorno, lui e Van Dijk sono gli unici due difensori centrali in tutta Europa a non aver subito un dribbling, quindi molto molto bene il nostro capitano Sandro Nestra Romagnoli. A sinistra, con il numero 68, avremo Riccardo Rodriguez, che torna nella sua posizione dopo la squalifica dell'altro giorno. Molto bene. Vi siete accorti voi stessi che il nostro Fiorello Rodriguez è molto molto importante per quella che è l'economia della squadra. Trio di centrocampo, i nostri gemelli Piselloni con il numero 79, Frank De Tankessy, centrale Bakayo Koso, anche se oggi ho sentito che si parlava nella conferenza stampa di Gattuso, quando gli hanno chiesto se... Scusate, mi sta venendo un po' di mal di gola. Quando gli hanno chiesto se c'era la possibilità di vedere Biglia in campo, lui ha detto, boh, vediamo, ma non penso. Però noi diamola così. Terzo di centrocampo, ovviamente a sinistra, con il numero 39, il nostro Mago Paquetà, che speriamo che si sia riposato in questa settimana, che l'abbiamo visto un po' stanco ultimamente. Trio d'attacco, ovviamente centrale, il nostro Pam, il nostro Piontek. A sinistra torna il turco 10, con il numero 10, e a destra torna il numero 8, il nostro Susigno. Speriamo che entrambi non diventino disuso e non diventino il fantasma Noglu, perché sarà molto molto importante avere tutta la squadra, tutti al massimo. La partita si gioca tutti lì, ragazzi, abbiamo bisogno di giocatori tutti al massimo. Ragazzi, detto questo, abbiamo fatto la formazione, abbiamo parlato di quelle che sono le premesse. Oggi la formazione ho cercato di dedicare più tempo a quella che era un po' la prefazione della partita, cioè quindi a parlare un po' di quelle che sono, la situazione che ci aspetta. Ragazzi, vi chiedo scusa, oggi sono un po' nervoso rispetto al solito, perché ve l'ho detto già un paio di volte in questo video, il derby per me è una partita molto 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 sentita, faccio molta molta fatica a analizzare razionalmente la partita vedendola da fuori. Ragazzi, speriamo che ora di domani mi passi tutta questa agitazione. Come sempre, pace e amore con tutti. Vi chiedo solo la cortesia di lasciare pollice in su a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Speriamo, ragazzi. Speriamo bene per la partita di domani. Ci vediamo nel video post partita e speriamo, mentre la mia voce sta finendo, speriamo di potervi accogliere a differenza dei pochi sorrisi che ho fatto oggi in questo video, di potervi accogliere con un sorriso mega galattico e io con la sciarpa che canto "Oh, AC Milan!". Speriamo, ragazzi, veramente speriamo. Grazie di cuore a tutti, un saluto, forza Milan, vada via il Q-Linter e come sempre fate l'amore con l'uomo, con la donna o con chi cavolo volete voi. Ciao ragazzi, forza Milan. Ciao!